Salve a tutti ragazzi, devo assolutamente fare un video. Questa è una giornata speciale per tutti i giocatori di Hearthstone, altro che espansione, il meta cambia veramente. Il meta cambia veramente, mi sono svegliato stamattina, sono andato su Facebook, ho visto un post di un giocatore di Hearthstone che annunciava dei nerf che sarebbero avvenuti nella giornata di oggi già, non so esattamente l'ora, ne parleremo live. Quindi che dire, ci sono stati dei nerf sui deck che io non gioco mai, sono contentissimo. Contentissimo, andiamoli a vedere uno per uno. Meno male. Allora, primo nerf a Wild Grove, ok? Primo nerf a Wild Grove, la carta passa da 2 a 3 mana. Bene, Wild Grove da 2 a 3 mana e Nourish da 5 a 6 mana. Per quale motivo Blizzard fa questi nerf e in che modo li giustifica? Wild Grove e Nourish sono stati presenti praticamente in ogni singolo deck midrange, combo e control dall'introduzione nel set basico, nel set basic classico. Vi sto leggendo praticamente la pagina Playerstone in cui Blizzard ci spiega il motivo dei nerf. Quando le carte dal basic set sono troppo potenti, possono avere un effetto negativo a lungo termine. Ma dai, veramente, stanno aspettando questi nerf da una vita, ma veramente da una vita, al meccanismo di ramp del druido, che è incanterabile, quindi basta parecchio frustrante giocarci contro. Continuamente, giocare continuamente intorno a queste carte poteva sembrare ripetitivo, infatti druido è una classe assolutamente ripetitiva, e quindi sembrava obbligatorio un cambiamento nel deck building. Aumentando il costo in mano di entrambe le carte di uno, ci aspettiamo che il druido faccia delle considerazioni diverse per quello che riguarda il late game, ok? E possa essere in grado di inserire strategie che non prendono, che non ottengono vantaggio dal ramp del mana. Quindi cambia completamente druido, in teoria, verrà giocato in un altro modo, penso. Questo ci permette di utilizzare Keleset in druido, anche questo è interessante da notare. Andremo a vedere eventualmente quali saranno le conseguenze. Si è già giocato comunque, se non sbaglio, lo Spiteful Druid, grazie all'Ultimate Infestation a 10 mana. Considerazioni comunque relative al meta le faremo durante la live pomeridiana di oggi. Secondo nerf. Ah, level up, costa 6 mana. Basta, basta Odd Paladin, basta. Non l'ho mai giocato, un deck aggro estremamente forte, ottimo per ladderare. Al momento il deck con la win rate più alta in meta. Ieri di 7-8 partite perse e 5 perse contro Odd Paladin, il deck per me è insostenibile fino ad aprile. Giocarci contro e trovarselo sempre contro in ladder. Odd Paladin è stato consistentemente uno dei deck più potenti e più giocati dall'introduzione di Witchwood. Rimuovendo level up da Odd Paladin, ci aspettiamo comunque che il deck resti competitivo. Semplicemente dovrebbe essere più semplice giocarci intorno. E questa carta, raga, nel senso, se non giocate a Hearthstone, la conoscete, ci ha afflitto per un'infinità di tempo. Io mi scuso con i giocatori di Odd Paladin, però per me questa è una notizia clamorosa, cioè sono felicissimo. Prossimo nerf riguarda una carta che è giocata tantissimo in standard ed è Sarnai Chengang. Sarnai Chengang subisce questo nerf, si trasforma praticamente, al posto di evocare una copia di quel minion, evoca un altro Sarnai Chengang. Quindi niente più Shadowwalk Shaman in standard, in teoria. Non ho ancora studiato eventuali combo, non gioco la lista. E anche, ovviamente, Sarnai Chengang non otterrà i buff da Keleset, non otterrà i buff da Soul Infusion. Perché? Perché il primo minion verrà buffato, ma il secondo resterà sempre una copia 2-3. Questo è importantissimo, raga, perché mi avete sentito dire mille volte quando tipo giochi contro Odd Rogue e quello ti gioca Keleset a turno 2, se in progressione pesca Sarnai Chengang e lo gioca 4 mana come 3-4, vince la partita, diventa quasi impossibile, perché 4 mana doppio minion 3-4 in un deck aggressivo è semi insuperabile. Lo stesso discorso vale per Zulok. E ovviamente il nerf a Sarnai Chengang che di Battlecry non copia il minion ma ti dà un altro Sarnai Chengang va ad interessare un deck odioso che io non ho mai sopportato, non ho mai giocato, che è lo Shadowwalk Shaman. Shadowwalk Shaman. Shadowwalk porto nel combo interessante, vediamo cosa dice Blizzard al tavolo, ma giocare Shadowwalk più volte in una singola partita può essere frustrante per l'avversario, penso. Cambiare Sarnai Chengang rende giocare multipli Shadowwalk durante la partita molto più difficile. Shadowwalk quindi dovrebbe esistere adesso come un tool molto potente sul singolo turno, mentre invece al posto di potersi copiare all'infinito.
L'ultimo nerf, anche questo era un deck per me assolutamente oppressivo, contro cui è particolarmente difficile giocare in ladder perché non si hanno risposte efficienti, ed è il nerf al Kingsbane Rogue tramite la Leeching Poison che costa, va a costare da 2 mana, 1 mana e dà lifesteal solo sul singolo turno, che mi sembra una cosa corretta. Amiamo il commento della Blizzard, amiamo la costruzione di deck fantasiosi sopra un'arma molto forte, ma per mettere lifesteal permanente con Leeching Poison risultava in un endgame pieno di debolezze, cioè nel senso era rotto raga, ti curi di 16 a turno è rotto, e ovviamente punti vita infiniti, meccaniche infinite, l'ho detto più volte, non fanno bene al gioco, almeno in questo momento. E quindi ne vengono rimosse un po', viene rimosso Shadowwalk, una meccanica infinite, viene tolto anche le cure infinite da Kingsbane. Nello stesso tempo va in conflitto con la nostra filosofia che i Rogue non dovrebbero avere effetti di cura persistenti. Rendendo l'effetto della steal che si attiva soltanto per un singolo turno, dovrebbe comunque riuscire a ritoccare il power level, i problemi dei power level legati al Kingsbane Rogue late game. Quindi che dire, questi sono i nerf della giornata di oggi, cioè annunciati oggi che verranno online oggi, non so a che ora, non so a che ora eventualmente lo posterò, io sono contentissimo, ne parleremo in dettaglio live, lasciate nei commenti, lasciate tutti i commenti che volete, scrivete se siete contenti oppure no, mi spiace per tutti quelli che hanno craftato magari deck che hanno incontrano un nerf, però che dire, adesso veramente Hearthstone cambia, non è la nuova espansione, adesso veramente Hearthstone cambierà, in meglio e in peggio non si può ancora dire, verranno fuori altre strategie rotte per carità, però almeno veramente una ventata d'aria fresca, perché sembrava, cioè la gente scherzando c'era il meme druido deve andare in Hall of Fame. Per questo video è veramente tutto, vado a cercare altre informazioni, ci vediamo live come sempre alle 3:30 in dojo, ciao belli.